Ciao a tutti, io e Piccettino oggi siamo qui con qualcosa di spinoso tra le mani. No, non parlo di un cactus uscito da Tex o da Zagor, ma parlo del, bella domanda, del non lo so. Cosa voglio dire? Voglio dire che qua c'è scritto 2 sulla costina ed è la seconda parte della storia doppia che vede Morgellost e Glendog insieme. Però questa seconda parte in realtà sarebbe una quarta parte, perché le prime due capitoli, diciamo, sono usciti. Anzi, direi che richiamiamo, posso dire, tempi, diciamo, sono usciti dicembre 2018, gennaio 2019. Insomma, Dylan e Morgan si sono visti tra la fine e l'inizio dell'anno scorso, l'inizio di quest'anno, e adesso, e accipicchia come si sono visti. Qui si conclude la seconda parte di questo incontro, anzi, è il quarto volume che conclude la seconda parte di questo incontro. Mamma, come l'ha fatta complicata, Dio santo! Ed è una copertina che aveva già fatto discutere ancora prima dell'uscita degli albi. Vi ricordo che su Facebook c'è un gruppo che si chiama Morgellost, che è molto attivo, molto bello, partecipano Cheverotti, Leiraghi, Talami, insomma molto della redazione partecipa, Varromeo, eccetera, ed è molto bello poter partire di lì. E questa copertina sarà stata messa in anteprima durante la lavorazione e Fabrizio Tommaso si è beccato i primi punti di domanda. Per quali sono questi punti di domanda? Beh, per il volto di Dylan, che molti hanno detto che sembra il Joker, che è troppo deformato, che non è lui. Beh, ragazzi, non è lui. Cacchio, se avete letto la storia capite, è un qualcosa di molto particolare. C'è veramente molto più Dylan in questa immagine, preso dal Dylan che troveremo all'interno della storia. Cioè, Dylan è folle, Dylan è completamente fuori controllo e Dylan effettivamente cerca di attentare alla vita di Morgellost, ma più o meno di qualunque cosa gli passi sotto tiro. Quindi questa raffigurazione, secondo me, è fatta veramente bene. Ora, io non ho mai provato a strangolare qualcuno, ma credo che ci sia un po' di sforzo dietro appena appena. Appena lo faccio, ve lo giuro, ci provo, faccio una foto, faccio il selfie mentre lo faccio. Quindi proviamo. Vedete? C'è lo sforzo. Però a parte gli scherzi, è veramente un'immagine che a me piace. Rispetto a quello che ho detto la volta scorsa, mi ero sbagliato, la copertina è componibile grazie al doppio teschietto e ci fa vedere Dylan in un certo modo. È una copertina particolarissima. Secondo me, per un fan di Dylan, dovrebbe essere ancora più invogliante provare ad andare a prenderla. Proprio perché abbiamo un Dylan molto, molto diverso. Ebbene sì, abbiamo l'ennesimo, tra virgolette, Dylan parallelo. E probabilmente anche un Morgan parallelo, non lo so, perché vi ricordo che i paletti sono tempo di Dylan Dog, ma gli anni 80 di Dylan, quindi Dylan lo vediamo in un certo modo e Morgan in un altro modo. È inutile che sto qua a ricordarvi la storia, anche perché, devo essere sincero, molto bella. Abbiamo il riassuntone, abbiamo un bel piccolo trafiletto, opera di Cheverotti, molto 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 interessante. E poi abbiamo si chiama un bel elencone di quattro dita abbondanti, anzi faccio così, quattro dita abbondanti di riassunto molto 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 preciso e molto interessante. I disegni sono a quattro mani di Andrea Fattore e Marco Pier Federici, che secondo me sono interessantissimi. Primo perché sono espressivi. Cioè, guardate, questo è un Dylan, questo tipo di Dylan, questo è Block. Devo farvi vedere anche dov'è? Anche la morte, vedete? Poi posso andare avanti. Guardate anche Dylan, quando vi dicevo che la copertina richiama molto la storia dentro, c'è un motivo. Sto cercando di non spoilerare eccessivamente. E poi abbiamo un qualcuno che arriva. Ecco, qui la storia i disegni e storia si mischiano un po' perché non so nemmeno come dirlo. Vabbè, ragazzi, partiamo da qua. Kelly Walsh, quindi Mana Cerace, il Philip Crane nazionale. Ebbene, però dall'altra parte del tavolo di indagine abbiamo Morgan, il Morgan degli anni 80, quindi quello cinquantennale, quello più anziano, che si ritrova da cacciatore di serial killer a mezzo indagatore dell'incubo con un assistente, ovvero Brucio,
ti fa anche le battute fighissime. E i disegni sono fantastici, anche perché questi disegni ci mischiano un po' di molto mondo dilaniato, ma visto da altre posizioni inedite. Per dire, guardate un po' chi va a chiacchierare col burocrate infernale. Blocca la morte! Quindi i disegni sono fantastici perché devono richiamare determinati ambienti dilandoghiani, però con l'inserimento di Morgan. Vedete, questa è un'immagine classica dilandoghiana con Morgan. Insomma, i disegnatori si sono dovuti trovare a mischiare questo Dylan, mondo dilaniato, con Morgan Lost. Quindi il team up non è soltanto due personaggi che agiscono in un ambiente, ma è un ambiente, scene e posso definirlo mondo pulsante di un personaggio praticamente, che viene traslato sull'altro, e c'è tutto un motivo. Quindi i disegnatori, secondo me, si sono anche divertiti un mondo. E poi vabbè, una scena come questa da sola vale il biglietto, punto. È fantastico, cosa posso dirvi ragazzi, spettacolare. Disegni graficamente impressionanti. Sono un po' dilungato, ma penso abbiate capito. Per quanto riguarda la storia, beh, allora, per la storia ho dei punti di domanda, ma non sulla storia, sul tamburino della Bonelli, perché voglio farvi un po' di spettegules. Allora, sia la volta precedente, sia qui, vediamo soggetto sceneggiatura Claudio Chiaverotti. Punto. Quindi io ti direi, è tutto di Claudio Chiaverotti. Ovviamente viene segnato che Dylan Dog è di Tiziano Sclavi, ma tutto chiaverottiano. Eppure, Facebook... Io il numero scorso mi ero accorto di questa cosa e avevo lasciato, e siccome avevo letto un post di Roberto Recchione, che oggi è il curatore di Dylan, sapete meglio di me, gli avevo chiesto come mai lui non era presente nei crediti di questa storia, quindi che fosse quello che aveva rotto. Mi ha detto che invece ha fatto una parte, però ha deciso di fare il passo indietro e quindi di lasciare tutto libero. Quindi io onestamente non lo so, anche perché se vado sul sito della Bonelli, il sito della Bonelli o fronte prima, comunque beh, viene detto che c'è anche lui, mentre proprio sul tamburino, quindi quello che è il popolo compratore di fumetti vede, c'è scritto solo Claudio Chiaverotti. Quindi io parto purtroppo dal presupposto, o per fortuna vedete voi, che la storia sia di Claudio Chiaverotti, punto, soggetto e sceneggiatura, perché mi devo basare su quello che c'è scritto qui. Ogni rettifica disponibilissimo. È un po' confusa per quanto mi riguarda la cosa, l'ho letta online, ho fatto una domanda eccetera, ho avuto quel tipo di... Qui però io mi devo basare su quello che vedo, perché la gente che comprerà avrà in mano questo. E qui ragazzi, la fantasia non c'è, dice soggetto di natura Claudio Chiaverotti, senza contare che c'è tanto Chiaverotti qui dentro, non solo perché parliamo di Morgan Lost, quindi suo figlio letterario di penna. Sapete che Morgan e Brandon sono figli suoi, ecco. E Morgan Lost è suo, si vede, si gioca, fa, disfa, lo mette in difficoltà, ma soprattutto va a pescare. Il primo caso, diciamo, di Morgan Lost è casualmente, non voglio dire una boiata, potrei anche, correggetemi se sbaglio, ma il buio di Landog numero 34, vado a memoria, dovrebbe essere la prima storia in assoluto scritta da Claudio Chiaverotti. Quindi immagino, credo che si sia automaggiato qui dentro, facendo incontrare Mana Cerace, mettendo in piedi un'impalcatura di quella storia per coinvolgere Morgan Lost. Mentre Dylan, Dylan c'è, è vivo e pulsante ed è completamente diverso e stravolto da quello che conosciamo. E vediamo proprio tutto il suo mondo in maniera diversa. Scopriamo una cosa molto interessante che secondo me darà poi il via a un eventuale seguito, cioè a una continua. Non puoi fermarti qui, cacchio, non dopo quello che hai detto, dopo quello che hai messo. Grucio spettacolare, e insomma è una storia incredibile, c'è un team up frizzante, sveglio, pieno di landogosità. Se uno conosce la storia di Dylan, quindi l'albo di Mana Cerace, piuttosto che altre cose che non voglio spoilerare troppo, anche se qualcosa vi ho fatto vedere, la filosofia, il rapporto morte Dylan eccetera, anche il rapporto Dylan Block, insomma tutto quello che è il mondo dilaniato, ogni singola sfumatura di questo albo sarà non solo capibile ma enfatizzata nel suo essere. Claudio Chiaverotti secondo me gioca anche un po' a, tra virgolette, citarsi, e fa bene perché ci parla di storie mitiche,
ci parla di momenti mitici di Landog e li unisce tutti in questa mega trama che coinvolge Morgan. A questo punto mi sentirei quasi definire un Morgan Lost parallelo pure lui. Non lo so, non riesco a pensare che il Morgan attuale, che ritroveremo in edicola a novembre, quindi quarta stagione a novembre, volevo tenerla per l'ultima, ma non ce la facevo, ero troppo tipo pentola a pressione. E dicevo, non so, sempre quasi anche qui un Morgan parallelo, altrimenti sapremo già che alcune cose si evolveranno in un certo modo, perché comunque questo sarebbe quasi uno spoiler futuro, oppure boh, non lo so. Tutto starà alla genialità non mai messa in dubbio dello staff di Morgan Lost e di chi avrò te stesso. Insomma, se non si fosse capito, spero davvero che ci sia in futuro prevista una raccolta di tutti questi albi insieme, perché sono veramente uno specchio incredibile. Certo, per chi non ha mai letto Morgan Lost, probabilmente non si troverà il mondo di Morgan Lost, si troverà un qualcosa di diverso. E magari in Heliopolis gli suonerà un po' strana quando arriverà a prendere qualcosa di veramente Morgan Lostiano. Lo stesso Morgan è molto diverso, non per attitude, ma fisicamente, per quello che conosciamo. Quindi magari non è proprio un biglietto di ingresso nel mondo di Morgan Lost. Viceversa, o di contro, fate vobis, anche Dylan ne esce completamente ribaltato. È un Dylan completamente diverso, folle e non capibile, secondo me, per chi non conosce la storia di Dylan. Cioè, questo è proprio un team up che prende per mano i lettori di Morgan, i lettori di Dylan, dice adesso vi stravolgo tutto, vi ribalto tutto come un calzino e farò in modo che questo calzino non solo vi stia comodissimo, che non vogliate più togliervelo. Infatti, non voglio dirvelo, ma l'ultima tavola lascia aperto molto, soprattutto se leggete in basso a destra di quella tavola. In basso a destra, dove ovviamente ci dovesse essere una cosa, qui ne troverete un'altra. Insomma, questo esperimento morgallostiano per me è spettacoloso, veramente bello, bello, bello. Non ho problemi a dire che secondo me è un'opera fantastica, rivolta ai fan di Morgan e di Dylan, ovviamente. Difficile che uno che non ha mai letto Morgan si possa ritrovare in questa lettura, o meglio, sicuramente è coinvolgente, ma si perdono un sacco di riferimenti. E poi il discorso di Morgan e di Dylan, che sono paralleli entrambi, ecco, diciamola così, sono i personaggi, ma si muovono in maniera, Morgan neanche troppo, ma Dylan molto diversa. E poi, ripeto, serve una conoscenza di Dylan abbastanza, non dico profonda, però certe interconnessioni, certi rapporti, certi personaggi, il discorso della Welsh, di Kelly Welsh, insomma, capirlo. No, secondo me no, chi è fan apprezzerà da Dio, non potrà dire è brutto questo album, anzi, certo. Le polemiche che c'erano già state all'inizio su questo volto di Dylan, l'utilizzo di Dylan che è molto particolare, il fatto che, non chiedo di spoiler molto dicendo come vi ho già detto che è un Dylan parallelo a quello che già conosciamo, che in questo periodo si stanno un po' moltiplicando, ecco, diciamo, se si esce da questo mood, da questa chiusura, diciamo, non si può non apprezzare questo Morgan Lost di Dylan, opera che vive praticamente di luce propria, che riesce ad andare al di là dei due nomi in copertina, ma soprattutto che è divertente, bella e spettacolare. E credo che non ci sia bisogno che ve lo dica io, che lo staff di Morgan Lost, coadiuvato da Claudio Chiaverotti, ha fatto per l'ennesima volta un lavoro meraviglioso. Punto. Questo è un team up davvero, davvero bello. E per un certo senso potrebbe essere anche l'episodio pilota di una continuazione futura. Soprattutto perché lascia aperto qualche filo, ci lascia in balia anche della situazione di un certo personaggio, ma soprattutto lancia una bordata che poi al momento non ha chiuso, quindi chissà, chissà davvero. Quindi promosso al mille per mille, spero davvero che venga raccolto in un volumone. Potrei scendere a patti con la mia A tirchieria, B poca dimestichezza e poca affinità con i volumoni a comprarlo, perché davvero Morgan Lost e Dylan Dog funzionano da Dio. Insomma, quando i personaggi vengono scritti da qualcuno che li ama, questo è il risultato, punto. Non ci sono se, non ci sono ma. Cosa posso dirvi? Viva Chiaverotti, viva il suo staff, viva Morgan, viva Dylan, anche se probabilmente molti amanti di Dylan Dog gli verrà un mezzo infarto, me compreso all'inizio, ma poi,
Capite che l'equilibrio è figo, insomma, sempre più contento di questi albi e di questi personaggi, soprattutto zio Morgan, visto che è il titolare di testata. E, come vi ho anticipato prima, ci vediamo a novembre, che per inciso pure è il mio compleanno, quindi lo considero un regalo di compleanno. Grazie Morgan, ciao a tutti e baci e abbracci, alla prossima.